Gesù ha sconfitto la morte. Cristo è risorto! Buona giornata, carissimi amici, buon inizio settimana. Con grande gioia ascoltiamo il Vangelo di oggi, che è Matteo 9, 18, 26. In quel tempo, mentre Gesù parlava, giunse uno dei capi, gli si prostrò dinanzi e disse: «Mia figlia è morta proprio ora, ma vieni, imponi la tua mano su di lei ed ella vivrà». Gesù si alzò e lo seguì con i suoi discepoli. Ed ecco una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni, gli si avvicinò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. Diceva infatti tra sé: «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvata». Gesù si voltò, la vide e disse: «Coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvata». E da quell'istante la donna fu salvata. Arrivato poi nella casa del capo e veduti i flautisti e la folla in agitazione, Gesù disse: «Andate via, la fanciulla infatti non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma dopo che la folla fu cacciata via, egli entrò, le prese la mano e la fanciulla si alzò. E questa notizia si diffuse in tutta quella regione. Amen. Carissimi, iniziamo questa settimana riprendendo il Vangelo secondo Matteo. E dopo aver visto la vocazione stessa di Matteo, vediamo come Gesù continua a percorrere i paesi, le città, compiendo miracoli e guarigioni. Nell'episodio di oggi abbiamo due persone, due donne, una giovane e una figlia di uno dei capi della sinagoga e un'altra donna che aveva perdite di sangue da 12 anni, che a contatto con Gesù vengono sanate, guarite. Addirittura la prima, che è la figlia di questo capo, viene risuscitata. Ecco che Gesù si pone di fronte ai problemi e a queste situazioni in un modo autorevole. Quanto è importante lasciare che il Vangelo ci apra la mente di fronte a queste situazioni anche alla nostra vita. Il capo della sinagoga aveva una figlia che stava per morire, così e negli altri Vangeli sinottici, mentre in Matteo si dice che questa figlia è già morta. Ma il capo della sinagoga, il papà, dice: «Vieni Gesù, imponi la tua mano su di lei ed ella vivrà». Allo stesso modo anche questa donna con le perdite di sangue da tanti anni si avvicina a Gesù, tocca il lembo del suo mantello con questa fiducia: «Se riuscirò anche a toccare solo il margine di questo mantello», dice, «sarò salvata, sarò guarita». Due casi di due persone che potevano essere davvero disperate. Il papà della bambina, perché ormai la bambina era morta e doveva solo fare il funerale e il lutto. E dall'altro aspetto questa donna, che pensate cosa significa 12 anni vivere in una malattia cronica di perdita di sangue. Ormai non ce la faceva più, ormai era disperata. Non parliamo di giorni, di settimane, di mesi, ma di anni. Ma entrambe queste persone, questo papà, questa donna, hanno fiducia in Gesù. Hanno fiducia che Gesù
può intervenire nella loro vita. Ma dire intervenire, questo verbo non rende, che Gesù può risuscitare, portare alla vita ciò che era morto, seccare quella malattia che nessuna medicina e nessun medico aveva potuto seccare fino ad allora. Fratelli e sorelle, Matteo 9 ci spinge ad una fiducia, la fiducia che Cristo ha autorità, la fiducia di vivere come cristiani non pieni di paura, non sottomessi al male, sottomessi a ciò che ci accade, ai problemi, alle malattie, disperati, scoraggiati. Ma queste due persone, questo papà e questa donna, ci insegnano ad aver fiducia. E chi ha fiducia, fratelli e sorelle, di fronte alla morte? Nessuno di solito. Eppure questo papà ha detto: Gesù, vieni, ho fiducia che tu puoi cambiare. Tu puoi cambiare queste cose, cari amici. Lasciamo davvero che questo episodio del Vangelo possa suscitare in noi speranza, suscitare nelle nostre situazioni di morte, di malattia, un nuovo atteggiamento, un nuovo sguardo verso il presente e verso il futuro. Gesù ha detto: la fanciulla non è morta ma dorme. Tutti lo deridevano. Quante volte nella nostra vita noi abbiamo delle situazioni in cui ci blocchiamo, ci scoraggiamo, ci demoralizziamo e vorremmo ascoltare quella voce che dice: vai avanti, coraggio. Ma le circostanze ci assalgono. Lasciamo che oggi questa parola, la fanciulla non è morta ma dorme, possa produrre questo effetto nella nostra vita. Innanzitutto speranza. Tutto è possibile per chi crede in Dio. E poi suscitare in noi questa fiducia. Perché quando Dio vede che tu hai fiducia in Lui e che Lui può compiere un miracolo in te, allora così sarà, così si realizza. Invochiamo allora lo Spirito Santo, dicendogli: vieni, o Spirito Santo, entra nel mio cuore, entra nella mia vita. Donami oggi di sperimentare che Dio è con me, che Dio non mi ha abbandonato, che Dio è capace di risuscitare ogni situazione morta, dove io ho perso quella speranza che avevo un tempo. Vieni Spirito Santo, apri i miei occhi, apri il mio cuore, apri la mia mente. Spirito Santo, guidami oggi sulla via del Vangelo. Che le parole di Gesù possano essere per me, affinché io comprenda che nulla è perduto e io possa andare avanti, pieno di gioia, pace ed entusiasmo. A te, o Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, prendiamo forza, prendiamo coraggio oggi da questo Vangelo e prendiamo anche questo slogan per noi: Gesù ha sconfitto la morte. Gesù è il Signore della vita, è il Signore della morte. Tutto è possibile per chi crede in Lui. Amen. Come vedete qui alle mie spalle stiamo preparando diversi giochi per Christyland, che vi ricordo ci sarà questa domenica 10 luglio qui a Strona dalle ore 9:30, e per chi vuole venire iscrivetevi gratuitamente sul nostro sito. Grazie che mi avete accolto, a domani, ciao! E qui viene a giocare Christyland, la terra di Gesù. Christyland, e qui viene a giocare Christyland, vedrà un miracolo. Nella terra dove regna il nostro Re Gesù,
lui prepara un'avventura, che felicità. Nella terra dove regna il nostro re Gesù, lui prepara un'avventura, che felicità. Cristilen è qui, viene a giocare. Cristilen, la terra di Gesù. Cristilen è qui, viene a giocare. Cristilen, vedrai un miracolo. Cristilen, hey, oh, oh, oh. 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 Se sei grande, se sei un bimbo, così come sei.